Il granellino multimediale del 1 marzo 2020, versione audio. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti 1-11. In ogni ambiente, forse anche nella Chiesa, c'è un Dio che viene adorato, è il Dio Danaro. Stoltamente la gente crede che più denaro ha, più è felice. Sono vissuto in una zona di Napoli abitata da gente molto ricca, ma molti sono infelici. Padre, non mi manca niente, però vivo come se mi mancasse tutto, mi si diceva spesso. Si vive per accumulare denaro nelle banche, pensando che la vita venga dal denaro. Certo, il denaro è cosa buona. Ma diventa un mezzo di perdizione quando si lavora e si vive solo per il Dio denaro. Nell'accumulare denaro l'uomo non dice mai basta. Si dice che il denaro fa venire la vista ai ciechi, ma non è affatto così. Anzi, rende l'uomo cieco e non gli fa vedere il vero senso della sua esistenza umana. Mettendosi a servizio del denaro, l'uomo dimentica Dio e l'amore verso il prossimo. Non di solo denaro vive l'uomo, ma anche di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Si capisce il vero valore del denaro solo in punto di morte. L'uomo riesce anche a credere in Dio. Ma quando si trova a vivere nella precarietà economica e affettiva, si rivolge a Dio dicendo: Se tu mi ami come il Vangelo ci dice, fammi questo miracolo, fammi scendere dalla croce, non voglio soffrire. Voglio essere stimato, amato da tutti, fammi essere qualcuno nella società. Non accetto di essere l'ultimo dove io lavoro. Se mi fai essere il primo, io crederò nel tuo amore per me. Bisogna contemplare il crocifisso quando il diavolo viene a tentarci a non credere nell'amore di Dio per noi. Il diavolo non ci lascia mai se facciamo veramente la quaresima di conversione. All'improvviso egli si presenta dicendoci: Dimmi quello che vuoi e io te lo farò. Però devi vendere la tua anima a me. E così puoi diventare un'attrice famosa. Una ragazza, cogliendo la voce del diavolo, non esita a vendere il suo corpo a un produttore di film. E poi, da attrice famosa, dirà che è stata violentata. Amen. Amen. Padre Lorenzo Montecalvo dei Padri Vocazionisti. Postscriptum. Dal profondo del cuore, Padre Lorenzo ringrazia tutti i lettori che pregano per lui e inviano contributi economici per le vocazioni povere che i padri vocazionisti sostengono e coltivano nei loro vocazionari.